la questione dell'immigrazione in Italia viene trattata dalla politica, meno dalla società, perché il peso dell'immigrazione comunque cade sulla società come impatto, come peso, anche come, come problematiche, è inutile nasconderlo. Dalla politica viene ignorato o se no sottaciuto o viene affrontato soltanto quando ci sono episodi di cronaca nera. In quel caso lì ci sono le varie tifoserie, come allo stadio, chi dice tolleranza zero, che non si capisce cosa vuol dire tolleranza zero, cioè cosa vuol dire in termini di leggi, quali leggi sono? Le poche volte che l'ho chiesto ai politici mi dissero, un po' incalzati, mi dissero, ah sì, vuol dire cancellare per esempio i muri, quando un immigrato sporca i muri. Mi aspettavo una risposta un po' più ampia, più globale. L'altra parte è invece la solidarietà a tutto campo. Tra l'altro un approccio anche offensivo, umiliante per lo stesso immigrante, emigrato, perché vuol dire non considerarlo come essere umano, un uomo, una donna con dei diritti e anche con dei doveri. La questione esplode sempre, sempre in Italia, soltanto quando a ridosso delle problematiche. Non c'è un approccio invece globale e completo di tutta la comunità europea che guarda la questione dell'immigrazione anche come risorsa e soprattutto parte della soluzione e non soltanto parte del problema. Sarkozy, la Francia, sta facendo dei passi in avanti in questa direzione, per esempio, mettendo dentro il governo degli immigrati, come Rashida Dati, ministro della giustizia, e tanti altri. È stato l'uomo che ha creato la consulta islamica, anche per cercare di capire come si può dialogare e affrontare dentro le comunità la questione del radicalismo islamico. La questione di Rom è una questione talmente palese, talmente era prevedibile, si capiva che aprendo, inglobando dentro la comunità europea di alcuni paesi sarebbero comunque arrivati in massa anche per il tipo di qualità di vita, per il tipo di prospettiva di vita. E quello che manca qui è un progetto politico completo, anche un obiettivo, tanti arrivano senza nemmeno una prospettiva di lavoro e quindi l'unica strada è quella di delinquere. La risposta politica per ora assente e questo peso cade sulla società e la risposta della società non può essere che una risposta ovviamente di rifiuto e di spavento. Non c'è qualcuno che ammortizza questo impatto anche regolando questi flussi migratori. Una proposta francese adesso alla comunità europea: regoliamo l'arrivo di questi flussi anche per i comunitari. Questa è la risposta, questa soprattutto la proposta francese. E si sta discutendo adesso nella Commissione europea, si discuterà qui anche dentro il Parlamento italiano con un approccio ideologico, si arriverà sicuramente a una soluzione, spero che non sia troppo tardi rispetto invece all'impatto che ha sulla società. La società oggi risponde in maniera anche violente, da chi parte attaccando questi campi, a chi li brucia, a chi invece pensa no, bisogna accoglierli tutti, aprire le strade, non c'è un approccio invece di programmazione come viene fatto in tanti altri paesi e purtroppo per l'ennesima volta la politica è silente davanti a questo problema, silente e continua a occuparsi di altro, continua a guardare altrove. Questo è un rischio grave, è un rischio che purtroppo è un rischio che esploda la situazione e diventa, e passiamo a episodi come in Francia, ricordiamo l'episodio di quell'hotel bruciato con dentro gli immigrati che dormivano. È vero, in Italia c'è meno razzismo che in altri paesi europei, ma c'è molto meno integrazione, questo è altro dato che spaventa, c'è molto meno integrazione. È inutile continuare a girare attorno alla questione, la questione è molto chiara, bisogna regolarli, dare diritti chiari, ma anche dare spiegare quali sono i doveri, bisogna cominciare a pensare come la Gran Bretagna. Gran Bretagna accoglie con delle regole chiare, chi delinque però esce dal paese e non torna mai più. Questa è una proposta valida, una proposta che la Gran Bretagna ha applicato e per ora è andata molto bene.